Salve a tutti vecchierocci e benvenuti, sono Luca Grax89, buonasera Sir. Stasera ragazzi dalle 9 alle 10, The Tourist, vi dico una cosa prima di partire perché sto perdendo veramente il senso del tempo, devo dirvi. E ho dovuto ridisegnare la tabella oraria e ripubblicarla su Facebook, Telegram, sì Twitter, Discord, Ludomedia. L'ho pubblicata ovunque, l'ho dovuta modificare perché stasera The Tourist, ciao Manu. Questa sera turisti per sempre, bravo Sir, se si vince turisti per sempre qua dentro non ci si vede più, ve lo dico, che scherzo. Domani sera invece ragazzi Level Head, che l'ho portato ieri sera, poca gente però insomma è spiacciucchiato a me, quindi se vi interessa è un platform in due dimensioni con degli enigmi ambientali, dove siamo dei corrieri Amazon che dobbiamo consegnare un pacchettino dal punto A al punto B, e spero vi possa interessare. Mercoledì col signor Manu Black Panther siamo in diretta nuovamente con Rocket League. Giovedì mi prendo un giorno di riposo perché non ci sono. E venerdì ragazzi, cosa importante che ho modificato, Crash Bandicoot 4, sperando di essere già pronto con il gioco installato sulla console. Detto ciò ragazzi, iniziamo perché qua la serata vola. E quindi facciamo gioca. Anche se volevo riaprire un attimo l'input mapper. Sì, vediamo un attimo di aprirlo. Mentre si avvia il gioco, tra l'altro, aspettate, chiudiamo il gioco, facciamo avviare Input Mapper, che è il programma che fa leggere, diciamo, il joypad della Play su un dispositivo Windows. Stasera resto qui che la voglio fare zero. Va benissimo, Manu, vai tranquillo. Spero ti piaccia il gioco, magari ci puoi dare una mano, perché sarà difficile, ragazzi. L'ultima volta con l'Hydra ci abbiamo messo un po', quindi non lo so, vediamo cosa succede. Dovremmo sicuramente gestirci fra il joypad e la tastiera, vi ricordo. Intanto lo mettiamo a tutto schermo. Qua adesso mi dà tutto. Mercoledì se posso mi unisco volentieri, Sir. Siamo poi al 20%, ecco la storia, cioè riusciamo a portarlo tranquillamente a termine secondo me. Aspettate perché non mi ricordo cosa dovevo fare adesso, non mi ricordo niente. Allora, i monumenti, va bene, abbiamo trovato uno, qua zero, cosa dobbiamo fare? Trova le nuove musiche per il party e il DJ che non so dove trovarle, convinci l'allenatore a giocare a calcio, mi ricordo. Il turista, la coppia di turisti cerca una nuova esotica location dove passare le vacanze, vabbè. Ma noi dobbiamo tornare, secondo me, a Tourist Island. Quindi saltiamo qua, Q, Shovel Tribe, Tourist Island, via. Per ora sto giocando con mouse e tastiera, ragazzi, quindi passiamo un po'. Aspettate che sistemo. Ah, lo sapevo. C'ho il filo. Stasera sono munito del filo difettoso. Arrivo. La batteria è al 5%, ma se riesco a collegarla, perfetto. Devo star fermo così, non lo devo toccare, anzi. Piano, ok, perfetto. Andiamo. Allora, qua dovevamo, secondo me, ritornare nel negozio, ragazzi. Spero che si veda bene, fatemi sapere. Dovevamo sentir lui, può essere, talk. Ah, foto. Ah, gliele abbiamo date tutte e tre le foto, quindi qua siamo a posto. Io ragazzi non ricordo cosa c'è da fare. Si vede, perfetto. Spero si senta anche bene, anzi, guardate, metto qua. Là, perfetto. È una cosa un po' in pesta, adesso, perché... Oh, no, aspetta. Proviamo a tornare, se no a... No, Santorin è l'unica. Vediamo se il negozio è aperto. Mi sto un po' perdendo. Qua. Qui in mezzo c'erano delle monete. No? Com'è che si... Ma scusami, proviamo a usare un attimo... Oh, il joypad. Perfetto. Ah no, X. Chiuso. Io sono sulla barca a preparare. Ok. Ah, quindi c'è il tizio qua. Ma il tizio qua l'avevamo già affrontato. Adesso vediamo se ci parla.
No, thanks, perché l'avevamo, c'eravamo già stati, avevamo già preso tutti i collezionabili. La sezione, la famosa sezione con i pesci subacquei. Subacquei. Fine, cos'è? Un altro monumento può essere? Com'è che si accende? Adesso devo trovare come si apre la telecamera qua. Apriamo così. No. Secondo me devo giocarmela. Cioè, sto giocando sia con mouse e tastiera che con joypad. È la prima volta. Però dice move. Ah, move così. Ecco com'era. No. Loro volevano un nuovo posto. Show the travel guide. Io gli consiglierei questo. Hai qualche altra idea? Mostriamogli Tourist Island. No, probabilmente chiede tutti i posti. Cioè, quando avremo tutti i posti, probabilmente ci chiederà di riportarglieli qua. Mi verrebbe a dire così. Qua, ah beh, devo usare. Ah, ok. Aspettate che il joypad lo tengo qui. Ehi, lo tengo qua il joypad. Però. Qua com'era? Mi ricordo che avevo lo scatto, eh. Che ci gioco talmente poco, ragazzi, che. Qua si è aperto qualcosa, però. No, ok, dobbiamo tornare su sicuramente e passare per di là. Un attimo solo. Ok. Tra l'altro in acqua, dopo che abbiamo finito gli enigmi, ragazzi, di solito ci si sblocca la famosa. Ma qua non posso arrampicarmi, no? La famosa bottiglia collezionabile. Però non mi ricordo come caricare il tasto. Vacca boia. Il brutto di giocare poco a un gioco è che non mi ricordo più i tasti dopo. Facciamo una prova qua, dai. Dovevo tenere. Ah, ok. Quindi ci mettiamo con la telecamera giusta. Ok. E dobbiamo saltare qua. Cosa. Questo segnale, cosa può vuol dire? Forse c'è da far qualcosa qui. Stasera, ragazzi, non. Ah, questo cos'è invece? Ah, il segno del pesce, l'ho capito adesso. Ok. Wow. Non so neanche io dove andare. Abbiamo due locali qua che non abbiamo visitato. Scusate se le telecamere sono un po' traballanti. Ok. Probabilmente, ragazzi, dobbiamo. Vabbè, proviamo a rientrare qua un attimo. Ma qui c'era solo un piano, c'è da dire. Quindi, però, pareva. E qua tutto vuoto. Magari qualcosa qua c'è sfuggito. Vabbè, qua ci parla dell'enigma subacqueo, ovviamente. E qua niente. Ma la cosa, ragazzi, è che qua in quest'isola qua abbiamo ancora il club da visitare. Però dobbiamo avere il vestiario giusto, se no non ci fanno entrare. Sti maledetti. A meno che non ci sia un'entrata. Allora, c'è anche quel posto là, che a me incuriosisce parecchio. Che è quello là? Come ci arrivo? Secondo me non ci arriverò mai, però. No, possibile. L'hanno posizionato un po' troppo in là. Qua dentro ci entriamo solo col vestiario giusto. E qua? No, allora ragazzi, facciamo una cosa. Torniamo a Ibiza.
Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Maledetta. Scusate ragazzi, sono un po' al telefono, ma mi si stacca la batteria stasera. Forse dovremmo cercare di capire meglio. Guarda, abbiamo due monument. Ah, vedi che ce l'ho! Il Monument Core. Vacca boia, ragazzi, sono un pirla. Ho capito adesso. Perché dovrei giocarci un po' di più, però ho capito cosa c'è da fare. Non dobbiamo tornare qui a Ibiza, ma ovviamente dobbiamo andare dall'altra parte, ovvero Tourist Island. E dobbiamo andare a posizionare lo Zen Monument. Che era? Ah, qui, ok. Ogni volta che finiamo una nuova zona dovremo venire qua per posizionare il nostro Zen Monument dentro quest'isola qua. Che poi c'era un'entrata, qui, aspetta, eccola qua. Non devo salire, mi sbagliavo io. Dobbiamo parlare col vecchio, giusto? Dove devo inserirlo? Qua. Abbiamo quattro mondi, quindi. Ce l'ho fatta. Secondo Zen Monument. Eccellente, tu hai trovato un altro Monument Core. Ora ne mancano solo due. Mancanti. Io ho una nuova tourist guida. Ma guarda un po'. Potevi darmela prima, bastardo. Ma non penso che tu troverai il Monument Core in questa location. Così tu sei ora nella mia città? Watch out for any ants. Che posto sarebbe? Leisure Island. Ok. Sembra interessante. Però dice. Non penso. Ah, so you are un. Vabbè, intanto noi ci andiamo per vedere cosa ci aspetta in questo Leisure Island. Poi dopo decidiamo. Però dice che non ci sarà un Monument Core. Forse sarà una cosa da tracco, così, giusto per. Magari dobbiamo fare delle foto da consegnare e ci daranno un'altra guida turistica valida. Mi viene a pensare così. Leisure, vai. Tanto che carica. Scusate, un attimo. Ma stasera è un po' difficile. Allora, welcome. Ma sembra più una zona marittima proprio di quelle. Ah, sit down. Sì, down. Fine. Sì, down. Proprio così. Aspetta, 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 che ci arrivo. Dai. C'è il negozio di musica, possiamo comprare i nuovi dischi da far mettere su al nostro DJ. Abbiamo 32 monete, no, 26. Guarda per qualche musica, yes. Posso comprarli tu? 10? 1, 2, 3, 4 e 5. Vediamo quanti sono invece nella missione. Abbiamo. Qua 1, 3, 4, 5. Dobbiamo comprare tutti questi qua. Quindi facciamo Q. Ok. E lo porteremo al DJ. E poi facciamo Q. Compriamo così tanto. Questo quanto viene? 10. Tutti 10, va bene. Qua c'è dell'acqua. Oh. Gli abbiamo svuotato la vita, sto tizio. Chi è sto qua? Inquietante. Hai bisogno di qualche visita? L'agenzia. C'era bisogno del tizio. Micro arcade. Va bene. Vediamo qua adesso. Ok. 20! Monument Tour, please take
20, porca miseria. Sappiamo dove continuare almeno per cercare il Monument Core. Però abbiamo poche monete, dobbiamo trovare qualcosa. Vabbè. Che cazzo? Ehi, perdente, vuoi giocare? Yes. Se arriviamo primi, ci dà tutti i suoi soldi. Vabbè, entriamo. È una sfida comunque che rimane valida per sempre. Chi è? Che cazzo sei tu? Benvenuto al arcade. Do you want to? Sì. Allora, ne compriamo, visto che dobbiamo vincere. Ok. Fammi vedere dove. Questo che cazzo è? E insert. Questo play. No, ma io volevo vedere un attimo prima di. Vabbè, dai. Come si spara? Ah, ok. No! Ma non si può essere così. No, ma come? Aspetta, perché? Che gioco del cozzo! Vabbè. Quit, via. Ne proviamo, dobbiamo arrivare primi almeno in uno. Però siano diversi. Vabbè, ma questo è Brick, dai. Storico gioco, ce l'avevo su Windows 95 addirittura. No, dai! Molto anni 80. Sta andando velocissimo! No, no, l'avevo presa! Ma che cazzo! Da, ma qu questa è sfiga, eh! Insert coin, qua ce la possiamo fare, ragazzi. Diventa lungo questo gioco perché probabilmente dovremo sconfiggere, cioè arrivare primi in tutti i videogiochi. Porco zingaro! In tutti i videogiochi. Con quale sigla me lo dici? Oh! Frega niente. Usiamo la. Cioè, dobbiamo salvare la pallina. Oh! Attimi di tensione. Oh! Sì! Sì! Ah, si prosegue. Dobbiamo superare 70.150. Anche Arachnoid era simile. Ma i tasti non capivo come sparare su Arachnoid. Ah, no, dici. Ah, scusa, Arachnoid non era quello di prima, Manu. Porca miseria. Vabbè, qua più che finirlo, bisogna sperare solamente di prendere il numero giusto. Porco zingaro. Ho preso. Sembra facile, ma facile non è. Proviamo gli altri due. Quello è rotto, seriamente. Questo, dai. Usa. Insert. Vai, qua segui. E questo è F0. Che è stato forse il. No! Ok, ci sono. È stato uno dei miei giochi di guida futuristici preferiti. Altro che Wipeout. I livelli sembrano simili. Hanno preso spunto. Qua ci ricarichiamo. Sono uguali qua. Altro che spunto. Malissimo alla vista che non vi dico, però vabbè. No! Vacca boia. Ok, no, questo lo finisco. Adesso lo finisco così, ma vedrete che.
Riproviamo. Stavolta parlo. Aspettate. Arachnoid. Oh, vai, 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 vai. Sono lì, dobbiamo prenderli. No, oh, dai. Arrivare prima è difficilissimo qua. No, ma l'ho presa la freccia. Ma dai. Ma scusa se passi in mezzo alle frecce. Ma vabbè, vabbè. Serve il check, mi serve il check. 7, 6. Vai, 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 vai. Forse io ce la faccio, forse io ce la faccio. Sì, ce la faccio il cazzo, ce la faccio. Arachnoid, è vero, Arcanoid. No, io ci riprovo, ragazzi, perché... Oh, rischio. Gli occhi, ragazzi, li sto perdendo, ve lo dico. Non ho più la vista. Oh, è uguale a F0. Se non sapete cos'è, dateci un occhio. Madonna, che male. Ah, se vabbè, non vedo più niente, ragazzi. Cioè, no, dai, ho giocato bene fino adesso. Ma porco, il problema è quel passaggio lì. Quelle frecce lì dovrebbero essere unite. Dai, il checkpoint è lì. Telefono qua che si stacca, porca miseria. Arrivo, ragazzi, un attimo solo. Il problema è vincere i soldi adesso. Cioè, vincere queste sfide per raccattare i soldi. Go, allora. Tra l'altro ho una posizione delle dita che è scomodissima. Dopo, se volete, provo col joypad, ma... secondo me c'è una sensibilità in questo gioco che... bisogna per forza usare mouse e tastiera. Checkpoint, ok. Nonna, non si vede niente. Oh, 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 ma guarda te se spingono. Ha infame. Per te solo lame. Oh. Sì, sì, salta, salta. Noi prendiamo questo. E poi questo. Ah, posso muovermi anche in volo. Ottimo. Woohoo! Ma dove? Dai, dai. No, no, ragazzi. Era impazzito, non andava più. Ok, ok. Guardate quanta gente che cade. Vai, 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 vai. Oh! Time out. Nuovo punteggio. Secondi! Riproviamo. Che cazzo, dai. No, questa ce la facciamo. Levatevi dal cazzo. Vai, 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 vai. Sì, ma veramente, devo stare un po' più lontano, se no ci perdo 10 deca di qua. No! Che salto ho fatto, Big. Vai, 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 vai. Più resto in strada, meglio è, ovviamente. Sì, dai, ma... quel salto lì è da evitare, assolutamente. Questo è da prendere per forza. Vai, 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 vai. Sì, ma curva. Non posso tenerla così. L'ho presa per un pelo. Infatti. Non penso aver fatto... sì. Riproviamo.
Oh, rischio, ragazzi. Rischissimo proprio. Ma boh! Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Vabbè, vabbè. Boia, avevo preso talmente bene la velocità. No! Dai, 4-3. Sempre quello, sempre 3100. Usciamo, vai, riproviamo. Questo devo capire come funziona. Allora, quale giocare? Dai, io riproverei questo, perché questo ci siamo trovati bene, vai. Bello che mi pare aver finito una versione di questo qua in passato, eh. Oh, vacca boia, avevo sbagliato i tasti, ragazzi. Sto usando i direzionali della tastiera. No, io tengo d'occhio la palla, se poi lo prendo bene. Oh, rischio. No! Dai, questo è volerti far perdere. Cosa? Oh, sta andando al contrario. Dai che finiamo. Vabbè, vabbè. È ovvio che c'è a prenderlo in un determinato modo, però che due coglioni, dai. Lì è proprio il gioco che vuole farti perdere. Attimi di terrore proprio. Vai, pallina lenta, mi piace come power up. Forse troppo. Oh! Adesso a beccar l'ultimo. Siamo 9000, dobbiamo arrivare a 70. Vediamo di qua. Vai. Ah! Dai, che sfiga. Niente. Gli ultimi 5, ragazzi, facciamo. Dai, riproviamo questo, ma devo capire i tasti. Come giocare? Come giocare? Qual è il tasto per... To play? No. No, no! Aspettate, proviamo col joypad, magari. Come spara? Che cazzo devo fare? Ah, forse devo prendere tutti i cosi senza toccare i nemici. Ma sì, dai, deve essere così. Oh! No, se è solo questo... Oh! Sì, allora ho capito come si fa. Vai, vai, vai. Ma sono semplici. Ah, questo... Oddio, questo... Oh, maledetto! No, potevo fare il... Più punti. Porco zingaro, mi è saltato fuori da... Oh, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ma questi volano. Mi han chiuso la strada. Vabbè, vabbè.
Riprova, sì. Dai, questo ce la facciamo. No, dall'uno. Tanto abbiamo tre gettoni. Si ispira molto a almeno a livello estetico, a Puzzle Bubble, sto gioco qua. Non è. Spero di guadagnare una vita, però. Sì. Vai, finché non c'è nessuno. Vai. Sì, che culo. Però mi manca un cuore, ragazzi. E che palle sto telefono, dai. Là. Oh. No, dai, prendilo. Ah, bellissima, bel modo di chiudere. Così andava. Con tutti i nemici catturati. È un cuore. Vai, fregatene. Ma questo è stato di una semplicità imbarazzante. Dammi però un cuore, magari. No, niente. Adesso vediamo gli altri quanto saranno facili. Zingara la vita. Vabbè, vai. No, ho saltato. Che tristezza. Gli ultimi due, ragazzi. Proviamo. Dai, questo dovrebbe essere. Ma è fattibile. Bisogna stare solo attenti a questi cosi che non si capisce dove girino. Cioè, se calano anche dalle piattaforme o meno. Fuori uno. Ah, un attimo. Niente, devo sistemare il filo, ragazzi, probabilmente. Perché vedo che continua a darmi problemi. E te pareva, perché non basta. Dai, che cazzo. No, questa me la sono giocata malissimo. Senza vite, però meno punti rispetto a prima, cazzo. Vai. Un buon modo per prendere tanti punti. E togliersi dalle balle i nemici anche, perché. Oh, rischio. Cosa ho fatto? Non salta. Tacci. No. Peccato, potevo giocarmela un po' meglio, anche perché erano i primi, dai. Rischio. No, dai! Questo vola, via. Porco zingaro! Ero convinto di passare, che potevo passarci. Ma ho perso, non ce la farò mai.
Maledetto. La parte più difficile. Oh, l'ha fatta. Ce la siamo levata. La parte più difficile. Presi. Allora, aspettate. No, no. Ah, fatto. Questo è sempre il più semplice, eh. 16.000 non sono tantissimi. Questo è un po' pimpesto. Dai! Vabbè. L'ultimo gettone, concentrazione. Ci provo, ragazzi. No. Wow, stavo cadendo anche sul nemico. Ok. Andiamo. All'inizio non sono andato su, cioè la prima partita che ho fatto qua, non prendevo le dinamite, la dinamite, scusate, perché pensavo fosse una cosa che danneggiava il personaggio. No, maledetto sia. Dai. Sì, ma vabbè, vabbè, ma come faccio? Wow, me la sono giocata benino, dai. Questo punteggio si può comunque battere. Vabbè, qua. È questo livello qua che mi ammazza sempre, oh. Proviamo a far così. Oh! Ma porca. Sì. Sì, fine, ce l'abbiamo fatta. 6.600. Abbiamo superato con l'ultimo gettone quello che non aveva neanche mai raggiunto. Perfetto. Dai che ci arrivi. Ma che... No, ne no, ne no, no. Vabbè, dai. Prendilo. L'unica è prendere quel coso e salvarsi, perché se no... Questo era molto stretto, ho fatto un po' fatica, abbiamo zero vite. Però, stiamo giocando bene. Musica psicadelicissima proprio. Dacca! Vaffanculo, maledetto. Vabbè. Fine. Tre gettoni. Come ho fatto ad avere tre gettoni? Scusate. Vabbè. Ritorniamo a giocare a sto punto qua. Allora, vediamo di arrivare al livello dove siamo arrivati senza perdere vite. No, porco zingaro, ma parlo sempre al momento giusto? Non è possibile. Via. Vabbè, anche con una vita va bene, però...
Ce la siamo cavata bene. Yes! No! È vero che devo fare il giro di qua. Ah, vaffanculo. Si è bloccato il gioco? Se diventano gialli li raccolgo, che ci faccio su un po' di punti. Allora facciamo così subito. Oh! No! Lo sapevo! Lo sapevo! Tataradatata. Aspettate che... Allora uno. No, no. Tanto salta giù di là, no? Spero. Ah no, c'è l'altro. Oh, porco zingaro. Ma vai, via, vai. La potevo evitarla sta stronzata. Questo. Devo saltare pianissimo qua. Qua invece... No, questa me la sono giocata proprio a stronzo. Capitana. Con calma ragazzi, con calma. Con calma, l'unico che si sta agitando qua dentro sono io. Devo prendere subito questi prima che arrivi quello volante, che è quello. La pallina gialla, vai. Bella, 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 bella. Mi è piaciuta, vai, 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 vai. Allora. Vabbè, questo. Questo non mi spaventa per niente. Questo sì, questo livello qua, ragazzi, è da enfisema cardiopolmonare. Ok, e quello dopo anche. Allora a sto punto sono un po' tutti. Sì. Vai, 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 vai. Oh. Ah. Maledetto. Sì. Sì. Schiaffatevelo. Ero partito con questo gioco e mi sembrava il più schifoso. Alla fine, fra i giochi proposti, forse uno dei più interessanti. Mi ricorda molto, però, ripeto, Puzzle Bubble. Maledetto. Sì, andiamo avanti. Non so cosa ci sia dopo. Non ho fatto in tempo a prendere... Pallina. Ma vacca boia se mi è andata bene. È il punteggio più alto che abbiamo raggiunto in questo minigioco qui. Vai. Sembrano molto uguali i livelli adesso. Ah, devo tornare su. Probabile. Dai, pallina! Maledetta! Vai. Bello è che il bonus continua anche se hai preso tutti i nemici, quindi... Dai, figlio di quella...
l'ultimo gettone, ragazzi. Che palle rifar tutto da capo, però. Maledetta sia la vita. No, 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 no. Ok. Oh, oh, oh. Ah. Ma aspettate un attimo. Ah, non posso anche mettere in pausa. Bella sta cosa, mi piace. Tanto la pausa cosa serve? La balotta gialla, la balotta gialla. Vacca boia. Togliamoci dalle scatole sti due, subito. Se tornava normale mentre stavo tentando di prenderlo, mi incazzavo come una bestia. Oh. Da, vattene a fanculo. Dai. Vacca boia, che errore del cazzo. Pensavo risaltasse. Vabbè, dai, il round 4 è... Non ho neanche contato il round a cui siamo arrivati prima. Yes, vai. No, questo cade. Ce n'è uno che cade e uno che rimane su, come sempre. Ti pareva, oh, preso in pieno. Vai. Che rabbia. Non ho più vite. Questo forse è uno dei più difficili, Sono giocata malissimo. Vediamo se riusciamo ad avere altri. No? E quindi niente, ragazzi, andiamo, usciamo, continuiamo a visitare. Ah, il telefono qua. Ciao, sono Axel. Ovviamente dovremmo fare foto. Stavo per parlare col cane. Bisogna di money, bro. Entra qui dentro. Non è una gran pubblicità, però. Ma che caspio. Se trovo dei diamanti, qualcosa del genere. Ah beh, ok, sì. Sei YouTube, il segno di YouTube. Questo che cazzo è? Sto guardando un film in 3D, ma che cazzo? Sì, vai, vai. Dov'è, 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 dov'è? Se lo vedete, ditemelo. Ma guarda te dove... Vabbè. Quattro ne mancano e ci manda di là la freccia, vai. Eccolo lì. Passa un po'. Passa, bassa. Secondo me ci riporta di qua, può essere. Ah, ma era tempo. Oh, porca miseria. No, vabbè, non lo sapevo, riproviamo. Adesso dobbiamo andare qua dietro, giusto? No, sui tetti, è vero, sui tetti.
Vai, 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 vai. Di qua. Vai, vai, ce la facciamo. Però devo trovare gli altri due adesso. Cioè, manca uno dopo. Vai, 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 vai. L'ultimo, l'ultimo. Dammi. Vai, vai, vai. 10 secondi. Vai, vai, a terra, a terra, a terra. Va, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Quadrup Racer. Questi qua saranno i genitori? Beh, sì, probabile. Allora, adesso diventa difficile la storia, perché dovremmo anche tirar fuori la macchinetta, adesso facciamo così, la mouse e tastiera, perché dovremmo trovare forse qua la palma, se non sbaglio, Art Gallery, che vabbè, però l'ho presa malissimo, in effetti, quindi Art Gallery, cancelliamo. Che non ci siamo neanche entrati, poi adesso. Aspetta che prendo, facciamo una foto così. Devo andare un po' più indietro col personaggio. Questo cos'è? Niente. No, non l'ha preso. Strano che non lo prenda. Comunque, vabbè, proviamo a vedere cosa c'è dentro. Un tizio. Yes. Bene. Please. Ok, dobbiamo prendere una foto di uno che sta salendo, se non sbaglio, sull'ascensore. Ci sono un sacco di missioni. Da questo. Poi è aumentato anche il numero di persone sull'isola. Ok. Pull up, ok, dobbiamo cambiarci, grazie al caspio. Se non sbaglio, però c'era il negozio qui intorno, adesso. No. Vabbè, io direi, ragazzi, di fermarci per stasera, che comunque abbiamo dato più o meno. E salviamo così. Spostiamo. No, 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 no. Facciamo così. Perfetto. E niente, noi ragazzi, io ringrazio Manu, ringrazio Sir e chiunque si sia fermato o comunque guarderà questa live. Noi ci risentiamo domani dalle 9 alle 10, però con Level Head. E lì ci vorrà un po' più di concentrazione. Stasera forse non ero... Il tempo è volato. Sì. Sicuramente stasera non ero molto concentrato perché ho il problema col telefono, adesso vedrò di risolverlo e noi ci rivediamo domani. Ciao a tutti, grazie alla compagnia, ciao vecchie rocce, ciao a tutti, ciao belli.